Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Auguro a tutti voi una buona serata. Io, questa mattina avevo voglia di fare un video così, ho acceso la telecamera e voi ovviamente lo vedrete alla sera, quindi vi auguro una buona serata, ma faccio proprio un video di sbarbata mio privato, eh. Ho voglia solo di accendere la telecamera e stare con voi, non spiegherò di prodotti, di niente, ma voglio fare un video così, di compagnia. Una prova pilota forse di una nuova serie di video, non lo so, dove parlo un po' degli affari miei o dove mi sbarbo in silenzio. Ho voglia ogni tanto di cambiare un po'. Io inizio a sbarbarmi, è mattina, oltretutto fra poco devo andare anche al lavoro. E ripeto, non ho preparato niente, avevo voglia da qualche giorno che ci pensavo, specialmente dopo la bella serata che ho fatto sabato sera insieme agli amici, ad alcuni amici del gruppo RTT che ora vi racconterò. Vi dico solo le prime che ho trovato qui, Treat Carbon, le voglio montare sul Mercure Progress 500 che in questi giorni, dopo la prova fatta con il Futur, ho tirato nuovamente fuori e lo proverò anche questo al minimo, praticamente a setting 2, tanto la barba di un giorno. E crema inglese, una Taylor al tabacco e come pennello il Manchurian della Zenith. E niente ragazzi, sabato sera ho avuto veramente la fortuna di partecipare a una serata bellissima, bellissima con alcuni ragazzi del gruppo RTT e è stata una serata, un pomeriggio splendido perché ci siamo ritrovati verso le 5 a casa di Bruno e lì ho conosciuto alcuni ragazzi, alcuni ci conoscevamo già, altri di persona. Ho conosciuto di persona Marco, il grande Marco Pisapia, Gennaro, Max, Filippo, insomma, veramente ci siamo, eravamo una dodicina, tanto sapete chi eravate a cena e anzi vi saluto tutti. E abbiamo passato un pomeriggio fantastico, veramente fantastico. Mi sono divertito come un ragazzino al liceo, come quando ero al liceo, uguale. Mamma mia, è stata una serata splendida, dove ho avuto la fortuna di conoscere questi ragazzi eccezionali e abbiamo fatto un pomeriggio e una serata, mamma mia. Mangiato bene, un sacco di risate e ci siamo divertiti come dei matti. Poi io ovviamente ho dimostrato a tutti questi ragazzi la mia serietà. Ho dimostrato che ovviamente resto sempre nei miei limiti, no? Nei miei canoni. Perché sono un professionista, non solo della rasatura, e ci siamo veramente fatti una marea di risate. Per chi non è potuto venire, magari per impegni lavorativi o familiari, è stato un peccato perché si sarebbe divertito e lo invito anzi a essere presente a nuovi eventuali incontri che mi auguro faremo in futuro. Quindi niente, insomma, stamattina mi sono fatto i capelli, i due peli che ho in testa, e ho detto accendo la telecamera e via. Ho proprio voglia di fare una semplicissima chiacchierata con voi mentre mi sbarbo, tanto ormai è diventata consuetudine. Così, anzi, colgo l'occasione di provare intanto anche il Progress di nuovo settato a 2. L'ho già provato e me ne sono innamorato con questo settaggio. Quindi, serata meravigliosa. È stata una cosa bella, guarda. Ci sono visti sabato.
Oggi è martedì e sto ancora ridendo su alcuni momenti vissuti durante la cena. È stato bellissimo. Abbiamo fatto anche una live sulla pagina Facebook del gruppo RTT, dove sono entrato nel bagno di Bruno. Finalmente ho visitato la tana dello Iepariello. È stato bello perché dal vivo non l'avevo mai vista e mi ha fatto anche impressione perché sono abituato di solito a vederla in video. Con l'occasione chiaramente mi è rimasto qualche sapone attaccato alle mani, che poi chiaramente proveremo. E anzi, ho pubblicato anche qualche foto sul mio profilo Instagram e Facebook e vi consiglio, se non l'avete visto, di andarvi a vedere. E intanto, se vi fa piacere, magari iscrivetevi anche al mio canale YouTube, alla pagina Facebook, al profilo Instagram, così rimanete connessi, ma soprattutto iscrivetevi adesso qui sul canale YouTube. Tanto non costa nulla, basta che tu clicchi iscriviti e hai fatto. E insomma, siamo andati nella tana dello Iepariello, ci siamo mangiati, ragazzi, c'erano una mortadella, un salame. E se non ricordo male, una focaccia con i ciccioli, se non erro. Mamma mia, la fine del mondo. La fine del mondo, veramente, una bontà infinita. Tanto sono secco, ne ho potuta mangiare una certa quantità. E sarei andato anche oltre perché era una roba favolosa. Ci siamo contenuti chiaramente con le battute, data la serata comunque sia all'insegna del professionismo, del basso profilo. Praticamente nel locale nemmeno si sono accorti che eravamo lì. E specialmente io. Siamo stati low profile, secondo me. Alle prossime dobbiamo fare un pochino più di fracasso. Quindi insomma, stamani, ragazzi, proprio video così inedito, non avevo voglia di stare a parlare di prodotti, tanto domani uscirà il video più formale, dove parleremo ovviamente dei prodotti, vi do già l'anteprima, sarà come sapone, utilizzeremo Crocos. E come pennello il Federa SD2, tanto per rimanere in tema mirato medio basso. Vai. Eh sì, ragazzi, è da sabato che ci penso. Mi sono divertito come un matto. Divertimento sta continuando anche intanto sul gruppo Telegram, perché stiamo rivivendo alcuni momenti della serata di sabato. I ragazzi mi stanno anche prendendo abbastanza per il culo, ma fanno bene. Anche perché il bello dell'amicizia è proprio questo, prendersi per il culo in maniera
goliardica, positiva, e che ci è presa per il culo, è presa per il culo. La nostra è bella. E se usate Telegram, vi consiglio di iscrivervi al gruppo Sbarba su Telegram, perché ci trovate lì e secondo me vi divertite come dei matti. Si parla poco di rasatura, il giusto. E soprattutto di, diciamo, di cose forse anche un pochino più divertenti e piacevoli, soprattutto per noi maschietti. Vai, ci siamo, sciacquate via. Allora, io ho fatto proprio una sbarbata vera, perché adesso sciacquo a volo le cose e vado via, quindi non è stato proprio un video come gli altri dove parliamo di prodotti, dove parliamo di tecnica di rasatura o di chissà cosa, ma è stato proprio un video dove io, come le altre mattine, mi sbarbo, sto sciacquando i miei attrezzi e vado al lavoro. Ora asciugo tutto. E niente, avevo voglia proprio di stare un po' così in compagnia, ma mi piacerebbe anche, qui di soliti bruglioletti maledetti, oh Dio santo ragazzi, non ci levo le gambe, me li tocco in continuazione. Vedrai anche domani. Che stavo a dire? Niente, sì, avevo voglia di fare un video così, ma mi piacerebbe farlo diventare anche un qualcosa di più, cioè è talmente bello, ragazzi, divertirsi a volte, essere poco seriosi, che non lo so, ci ragionavo già da un po' di tempo, è che vanno bene i video come vediamo sempre, per l'amor di Dio, anche perché sono piacevoli, comunque stiamo insieme. E soprattutto è il modo per vedere nuovi prodotti, descriverli, quindi fare anche proprio un'analisi accurata dei prodotti. Però avevo voglia, guarda che casino che ho fatto, di fare un video così veramente informale, forse un po' riprendendo sempre l'onda di, di divertimento e di cazzate veramente che abbiamo tirato fuori durante la cena. Io non mi divertivo così da anni, è stato un piacere conoscere questi ragazzi di persona che già conoscevo sul gruppo, ma di persona è stata un'altra cosa, è stato un piacere anche farmi conoscere, perché molti mi vedono solo qua in video, non sanno come sono in realtà, che sono anche io, diciamo, un buon cazzone quando voglio, e non solo il Dario che siete abituati a vedere qui sullo schermo. Ovviamente un professionista quando si parla di lavoro, per l'amor di Dio, ma nel privato so divertirmi e come, so essere anche molto cazzone. Anzi, quindi spero che ci vedremo anche in altre occasioni. E niente, quindi stamani avevo voglia di fare una sbarbata così, concludo con tabacco di Extrò, mixato alla crema tabacco di Taylor. Tobacco Leaf, a dire la verità. E via. Bell after. Bello improfumato fino a stasera. E ci siamo. Ragazzi, io ho finito la sbarbata, non ho idea di quanto venga lungo il video. Se vi piacerà, se sarà un format che ripeterò, accenderò la telecamera quando avrò voglia e faremo
un video per stare un pochino insieme. Quindi, sistemato tutto, io scappo, ragazzi, vado al lavoro. E noi ci vediamo domani sera con il classico video qua, ovviamente sempre nel nostro e vostro angolo della rasatura. Ragazzi, buona giornata a tutti, scappo al lavoro e a presto. Ciao!